Nell'ambito del romanzo, il decadentismo porta al rifiuto della narrazione oggettiva e impersonale del naturalismo e del verismo. Con il romanzo spiritualista estetizzante di fine Ottocento si torna a privilegiare la soggettività, ma in una chiave molto diversa e più problematica, decadente appunto, rispetto al romanticismo. Quali sono le opere più rappresentative di questo genere? Sono Are Burr di Carlius Mann, Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde e Il piacere di Gabriele D'Annunzio. Perché appartengono al genere del romanzo spiritualista ed estetizzante e soprattutto quali sono le differenze rispetto al naturalismo e al verismo? Spieghiamo innanzitutto il significato dei due aggettivi spiritualista ed estetizzante. Il primo deriva dall'attenzione quasi esclusiva per l'analisi della vita interiore dell'io, per l'introspezione psicologica di un'anima turbata e complessa. Assistiamo quindi al recupero del soggettivismo romantico, ma, come si è detto, in una prospettiva molto più problematica. Il secondo, l'aggettivo estetizzante, è legato al protagonista, spesso l'unico personaggio dei romanzi in questione, l'esteta. L'esteta è colui che vive nel culto assoluto ed esclusivo della bellezza, che pone i valori estetici della bellezza, appunto, al vertice della vita spirituale, arrivando a considerare la vita stessa come ricerca e culto del bello. L'esteta persegue l'ideale aristocratico di coltivare la bellezza e il piacere del bello contro la volgarità del presente, a prescindere da ogni remora di tipo morale. Questa ambizione resta tuttavia frustrata. Per capirci, esaminiamo molto rapidamente il profilo dei tre romanzi citati all'inizio.